Marco Tizzoni, che è vicepresidente della Commissione Bilancio, anche lei è intervenuto in questa sessione appunto dedicata a questo argomento. Lei ha detto si è riusciti anche a reperire delle risorse, per esempio per il commercio e soprattutto per il materiale rotabile. Sì, stiamo parlando di 50 milioni di euro per quanto riguarda il materiale rotabile, per cui acquisto di tutto quello che riguarda treni, ferrovie, questo andrà a migliorare sicuramente il sistema ferroviario lombardo e sul commercio sono alla fine circa una ventina di milioni di euro messi a disposizione per le attività produttive. Senza poi trascurare la sanità e anche l'educazione, ha parlato anche di questi due punti. Beh, la sanità fa la parte del leone con 100 milioni di investimento solo verso le aziende ospedaliere. Di questi 100 milioni 60 sono già stati stanziati in un decreto della Giunta, DGR 388, e gli altri 40 verranno stanziati in questi mesi. Consigliere Saita, intervenendo in aula per il bilancio, la discussione per il bilancio, lei ha fatto presente che sono stati stanziati già 30 milioni di euro per il sociale per assistere 115.000 famiglie bisognose. L'assestato è sempre un bilancio già ormai formato, quindi è stato veramente un fatto molto positivo che siano riusciti a recuperare questa cifra che è importante e che va aggiungersi, quindi poi nell'arco dei 5 anni diventerà 330 milioni. Adesso subito sono 30 milioni già a disposizione delle ASL e 20 ancora in più per i servizi del territorio. È importante che ci sia a centro la famiglia con tutti i bisogni che possono essere diversificati. Una parte di queste risorse andranno anche per aiutare le donne che hanno subito delle violenze. Sì, e questo si aggiunge, dunque c'è una legge, la 11, che era stata approvata ma non aveva finanziamento, è stato messo 1 milione. Inoltre in questa DGR c'è una parte, proprio una scheda per le donne che hanno subito violenza, una scheda per la ludopatia, un'altra grossa fetta per la disabilità e un altro aspetto per gli anziani. Dunque copre tutte le fasce un po' oggi di bisogni emergenti. Un'altra emergenza è anche l'autismo, anche qui si sta facendo Sì, qualcosa. ebbene sì, questo è un fatto molto penoso, direi che è una vergogna, nel senso che lo Stato non ha enucleato l'autismo nei codici identificativi, dunque l'INPS non riconosce l'accompagnamento e li chiama a visita costantemente. Abbiamo fatto questa risoluzione e inoltre abbiamo chiesto alla Giunta che preparino i pediatri perché facciano una diagnosi precoce e i medici dell'INPS che fanno le verifiche poi per le pensioni che abbiano dei protocolli oggettivi standard.